Sono qua in SolidWorks, abbiamo fatto vedere nel video precedente come creare la sede della linguetta in modo molto veloce sull'albero, adesso andiamo a vedere su un mozzo. Qui abbiamo due possibilità, io userei sempre la DIN e non la BSI, ma dovrebbe essere comunque uguali, però noi siamo sicuri che la DIN corrisponde alla nostra UNI, ok? A me sembra, pare che ci sia un errore perché qui comunque 6886, ma in realtà la normativa sulle linguette è 6885. Vabbè, fa niente. Comunque, qui trovo quelle normali di pattern e poi invece qui trovo quelle ribassate. Dunque, col P3 faccio le ribassate, col P1 quelle normali. Dunque, semplicemente trascino, devo avere in questa assialmente. Per esempio la ruota dentata, lascio andare e qui io devo scegliere il diametro. Il mio è 18, il problema è che per esempio il 17 non c'è. Per fortuna che io ho il 18 e dunque vado a mettere questo qua del 18. Lui in automatico mi dà le dimensioni. Non ho controllato se sono giuste, spero di sì. Dovrebbero essere giuste, dunque poi clicco qui. Per lo spigolo, a questo punto lui mi ha creato la sede della linguetta. Posso andare a sovrascrivere i valori se voglio sovrascrivere. Dunque potrei fare un 18, se mettiamo a 17 che non c'è, potrei fare una costruzione personalizzata col 17, ecco. Comunque qui se ho questi valori standard, così via, non devo neanche 16, 18, 22, 24, 26, non devo neanche andare a guardare il manuale, dovrebbero essere giusto, magari però potrebbero esserci degli errori, magari in qualcuno, però dovrebbero essere giusti. A questo punto schiaccio, lui mi ha creato la sede della linguetta, naturalmente me l'ha creata passante. A questo punto, naturalmente come al solito, se voglio posso modificare anche qua le quote, questo dunque è normale. A questo punto facciamo lo stesso. Possiamo anche selezionare perché no qua prima, vediamo. E vado a fare shallow, cioè quella ribassata, e vado a schiacciare qua. In questa qua ribassata andiamo a scegliere sempre 18, questo qua a destra si sceglie, il concentric lo scelgo qui, lo spigolo. Ok, a questo punto lui me l'ha già spostata. Ok, me l'ha già spostata di 90 gradi, che è il top, e questa. Noi avremo lunghezza 6, lunghezza 6, no, questa è 60 la lunghezza, ok. Vediamo se riesco a prenderlo. Lunghezza 6, la profondità qui è 3.331 e mentre qui, dico qui è 2.11. Dunque andiamo a vedere qui come posso anche modificarla. Andiamo a vedere lo schizzo. Naturalmente così non è vincolato. E dunque bisogna stare attenti nel senso che questo devo farlo diventare vincolato. Ecco, questo con questo possiamo fare parallelo e già così è vincolato. Ok, diventa tutto nero, dunque sono a posto. Dunque, sempre guardare, però comodo, molto veloce. E dunque posso anche bypassare tutte quelle costruzioni se non sono tanto veloce. Naturalmente, devo sempre sapere fare l'alternativa, perché se non ne vengo fuori, magari si crea un vincolo, non riesco, non lo so. Per esempio, modificando qua, invece, magari una giornata no. Invece di capire che questo è il diametro 18, ho pensato che fosse il diametro 6, non riesco a venirne fuori. Bisogna sempre poi sapere comunque poter fare poi la sede della linguetta anche senza queste funzioni di librerie, queste design library. Però diciamo che questo è molto veloce e mi aiuta anche a ridurre l'uso del manuale di meccanica e dunque mi rende ancora più veloce. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.